Ciao amici, sono Valerio Braschi e oggi sarà una puntata speciale perché sarò in compagnia di mio fratello Lorenzo. Salve a tutti. Che è fresco fresco sommelier dell'olio e la puntata di oggi sarà su un argomento molto importante che è l'olio. Ho chiamato oggi mio fratello che è un esperto di olio per parlarvi, per farvi questa piccola lezione sull'olio. Quello che voglio... di cui voglio parlare con voi è il tema olio, perché in Italia noi siamo i produttori di maggior qualità di olio, non di quantità, perché ci sono nazioni che Spagna, Grecia ci sono superiori, ma nessun paese può contare un numero di monocultivar così elevato quanto noi. Si stima che in Italia ce ne siano più di 700 diviso per le regioni italiane, e anche le condizioni pedoclimatiche aiutano alla formazione di sapori e di odori particolarissimi. Quindi avremo un olio dal Trentino alla Sicilia, degli oli con dei corredi completamente diversi. Una cosa molto importante che voglio dirvi è che la domanda che mi faccio sempre è: perché vado in un ristorante in Italia e l'olio che danno e sulle pietanze, ma anche quello che danno a tavola, è sempre un olio di qualità medio-bassa, commerciale? Perché in Italia ci vantiamo di produrre un olio unico, ma nei ristoranti serviamo, degustiamo oli di qualità così commerciale, così bassa? Quello che voglio anche farvi capire è che non tutti gli oli vanno bene con tutto, perché non bisogna prendere una bottiglia d'olio e dici: questo olio lo abbino con questo antipasto, primo, secondo, dolce, con tutto, perché non ci potrà mai stare bene. E poi una cosa molto importante è anche la temperatura di servizio, perché il piatto, l'olio dal mio di sé ha una determinata temperatura, che è, se non sbaglio, 26-28 gradi. 25-28 l'olio rende... riesce ad esprimere il top. Il top riesce ad esprimerlo anche se conservato in una maniera corretta, e questo purtroppo non avviene nella maggior parte dei ristoranti italiani, anche stranieri ovviamente. Perché comunque viene lasciato a temperature troppo alte, quindi l'olio si va anche a degradare, si va a inacidire. È grave, l'olio ha tre nemici fondamentali che sono la temperatura, la luce e l'ossigeno. Quando almeno una di queste tre specie non viene soddisfatta, poi si avrà una degradazione forte dell'olio e con conseguente perdita di sapore oppure innalzamento di ecco perché comunque cosa negativa. Venendo al tuo discorso, è molto importante comprare bottiglie di olio piccole. Esattamente. Noi non consigliamo mai di andare sopra la bottiglia da 100 ml, in modo che così non sia il tempo materiale a farlo degradare. Per quanto riguarda il ristorante di fine dining, come quello di Valerio, l'ideale sono bottiglie da 100 ml, quindi bottiglie che vengono esaurite in tempi molto molto brevi e che quindi possano dare al cliente la sensazione e l'autenticità di quello che è l'olio fresco, l'olio buono. Anche dal punto di vista della tempistica, l'olio purtroppo non segue quello che è un po' il trend del vino, che aspettando migliora. L'olio si degrada abbastanza velocemente, il ciclo vitale di un olio è circa di 18 mesi, e quindi anche qui consigliamo, mi raccomando, oli freschi, oli nuovi. E l'ultimo argomento di cui voglio parlare è che non bisogna prendere un olio e metterlo su tutto, perché ogni blend, anche di cultivar che facciamo, assolutamente, ha una potenza, un gusto completamente, un'acidità diversa, un'amarezza diversa, quindi bisogna avere anche un'accortezza in questo. Ad esempio, non posso mettere un coratino, che comunque è penso la monocultura più potente che ci sia. Una delle più potenti. Assieme a una tartare di scampo, che è delicatissimo e dolcissimo, e andrebbe completamente a coprire. Adesso chiedo a lui, che è esperto in questo, perché comunque lui insegna anche a me su questo, che è una cosa molto importante che anche nelle case dobbiamo sapere. Quali sono le cultivar principali? Non te le sto a chiedere tutte perché saranno tantissime, tu dimmi quelle che sai tutte. E soprattutto qualche abbinamento, in modo anche da far capire a chi ci segue
che cosa, quali sono gli abbinamenti, perché comunque creare curiosità in chi ci ascolta per far sì che anche facciano una spesa più consapevole, certo, più intelligente. Innanzitutto, come diceva Valerio e come tengo a ribadire io, l'olio è un ingrediente effettivo del piatto, non va più considerato condimento, va considerato ingrediente effettivo, e in quanto ingrediente è capace di innalzare la qualità di un piatto o di distruggerla, perché oli troppo coprenti possono inficiare la qualità al palato, il gusto al palato di un piatto. Valerio citava prima la coratina, che è sicuramente penso il cultivar più famoso qua in Italia. E la coratina, per esempio, con questa struttura sua potente sia al naso che al palato, è un olio decisamente raccomandato per i dolci a base cioccolato, quindi un cioccolato amaro, un cioccolato almeno 85%, che sia una mousse, che sia anche una torta. Faccio un esempio, anche una tenerina bolognese, visto che rimaniamo comunque in zona Milano romagnola, con un filo di coratina sopra, e svolta in senso positivo. Quali sono invece cultivar un po' più, qualche esempio di cultivar con qualche abbinamento? Ah, abbinamenti, possiamo sicuramente i cultivar più strong, quindi coratina, ma anche il frantoio, il correggiolo, quindi cultivar dell'Italia centrale, quindi Emilia Romagna, Toscana. Sono cultivar che stanno bene con preparazioni intense, quindi parliamo dalla cacciagione, non so, mi viene in mente il piccione in Toscana, al cinghiale, a una bella bistecca alla fiorentina. Sono oli invece, secondo me, un pochino coprenti per quanto riguarda il comparto ittico. Ecco, qui io andrei su oli un pochino più delicati, un pochino più leggeri, per esempio un Garda, quindi con cultivar Casaliva, che è la cultivar più sviluppata nella zona del Garda, si abbina benissimo con il pesce, lo risalta comunque perché il pesce dà sapori delicati, quindi si può andare sia da pesci di mare, tipo crudi, crostacei, sia a pesci di fiume e di lago, esattamente. Che sono quelli un po' più difficili da abbinare, anche da saper valorizzare, quelli di lago. Esattamente, lago bisogna saper valorizzato bene, non è tanto diciamo, utilizzato. Viene utilizzato prettamente nelle zone di lago, nel resto un po' meno. Quando invece si vuole dare un'impronta più vegetale alle nostre preparazioni, io consiglio sempre di andare su qualche olio siciliano, quindi nocellare del Belice, biancolilla, giaraffa. Siamo su delle cultivar estremamente vegetali, che ricordano tanto la foglia di pomodoro e che si sposano benissimo sia col pesce, si sposano benissimo, ma anche per condire comunque insalate fresche, visto che siamo in periodo estivo. Non mancherà occasione comunque di gustarle. La cosa bella è che ogni regione ha una propria identità dal punto di vista dell'olio. Ho visto che va tanto quello ligure. L'olio ligure, sì. Che poi in quello ligure, se voi vedete, mettono la copertura di alluminio. Sì. Perché viene utilizzata? Copertura, come ho detto prima, la copertura d'alluminio viene utilizzata perché comunque uno dei principali nemici dell'olio è la luce. La luce tende a rovinare il prodotto olio. E dal punto di vista di olio ligure, quindi immagino che tu ti riferisca alla Tazzasca. La Tazzasca è un olio molto molto valido, non se ne trova tanto rispetto a quanto se ne senta in giro, di Tazzasca non ce n'è tanta. Quindi come fanno? Bisogna dire la verità, Fanno che spesso ci sono delle famiglie di cultivar che assomigliano alla Tazzasca e molte volte vengono, diciamo, in questo calderone chiamato Tazzasca, viene buttato dentro un po' di tutto. Magari cultivar che al naso, al gusto, al palato assomigliano, esatto. Ma non sono Tazzasca.
Ma non sono tazzasche vere e proprie, esatto. Magari hanno un corredo simile, ma non sono vere e proprie tazzasche. Esatto. Io spero che... O quello che succede con il pistacchio di Bronte. Sì, esatto, di Bronte Bronte sembra che produca pistacchio per tutto il mondo. E invece Bronte è piccola così. Però, a parte questo, io spero che sia stata la puntata. Commentate, iscrivetevi. Se avete qualche domanda, fatela a me o a lui. Alla prossima puntata. Ciao amici. Saluti.